stai? Benvenuto a Corto dei Venti, come grazie, stai? Bello. Bene, mi fa piacere, dopo tanto ti rivedo. Bene. Che bello. Senti Clara, cominci a spiegare in che parte di Montalcino. Allora, tu siamo sempre molto professionale, inizi subito con l'andatura professionale del lavoro. Andiamo subito. Senti, noi siamo in una zona a sud di Montalcino. Sì. Dove qui tira sempre vento e generalmente non piove mai. È anche io per questo che oggi si chiama Corte, Corte dei Venti. Oggi ti avrei voluto portare anche un po' a spasso, ma purtroppo, strano a dirsi, oggi è piovuto, che non piove mai da queste parti. Senti, cioè, ma per far capire... Ti invito più volentieri se mi porti l'acqua. Ritorniamo. Senti, spiega, perché il tuo terreno confina, sì, con il fiume Orcia, sì, che è il confine naturale, sì, del Brunello di Montalcino, sì, perché di là dell'Orcia c'è il Monte Cucco. Esatto. E qui l'Orcia fa una specie come se il tuo territorio fosse un promontorio, è, sì, circondato dall'acqua. Niente, il fiume Orcia scorre sui piedi praticamente del Monte Amiata e su tutta la parte che è della Maremma fino a raggiungere poi il mare. Noi siamo in una zona dove i nostri terreni sono calcarei rossi, una fetta molto particolare di questa zona dove di là dal fiume praticamente è tutto un altro territorio, è Maremma. Una cosa anche interessante, sì, è che il tuo terreno, la tua proprietà, si svolge su due quote anche diverse. Una che sta più in basso e un'altra, sì, che sta, sì, in alto. In entrambi, sì, ci sono vigneti. Esatto, esatto. Allora, nella zona più alta noi facciamo il nostro Brunello e il nostro rosso. Sì. Nella parte più bassa, anche in quella tra l'altro piantata quest'anno, ci facciamo il nostro IGT Toscana. Mi spieghi anche quando è nata l'azienda, la storia? L'azienda viene... Perché tu vieni da una famiglia, sì, molto importante, sì, del vino montalcinese. Da parte di mia mamma. Sì. Questa è un'azienda che viene acquistata al fine della guerra nel 1943 dai miei nonni e dalla famiglia dei miei nonni Pieri. Qui, essendo stato una zona abbastanza ritirata, perché, sì, tra l'altro per venire da noi ci devi venire apposta, perché siamo talmente nell'entroterra, certo, che se sbagli, cioè se non la vedi e non lo sai, pensi di aver sbagliato strada, giri prima che, certo, arriva da noi. Certo. Quindi anche all'epoca della fine, insomma nel mezzo del percorso di questa guerra, qui si erano insediati i tedeschi e i miei nonni erano adibiti a stare nelle stalle e di sopra ci stavano... I tedeschi. Poi i miei nonni, sempre più anziani, hanno iniziato a piantare vigneti. Certo. All'inizio vendevano le nostre uve alle grandi aziende e poi pian piano mia mamma, quando è stata la successione che è arrivata a mia mamma, ha iniziato a produrre questo prodotto, che ha iniziato con 1000 bottiglie di Brunello nel 1990. Sì, è stato un exploit che noi non si conosceva, perché le grandi aziende non ce lo dicevano. La produzione non è tantissima, perché io ho solo 7,5 ettari di vigneto, sì, e di Brunello non si arriva a 3, sì, di rosso di Montalcino 1,5 ettari circa, e il rimanente sono vitigni stranieri e dedicati per gli IGT. Secondo noi ideale è il 25 ettolitri. Utilizzo, diciamo così, dei legni, sì, di diversa natura, proprio perché a me non piace i vini spigolosi. Mm. Passandolo da un legno più dolce a un legno un po' più duro, oppure, sì, di seconda mano, oppure
in maniera diversa fra di loro, mi permette di giocare di sempre, smussare, di smussare quell'angolatura che a me non piace. Quelle asperità che eventualmente... Sì, sì. Abbiamo qui due Brunelli da assaggiare, di due annate piuttosto diverse l'una dall'altra. Sì. Abbiamo il 17 e il 18. Allora, ci spiegate che cosa è successo qua nel 2017, anche tu, eh? Dai. Beh, diciamo, sicuramente sono due annate molto diverse anche climaticamente, soprattutto. Certo. Quindi, diciamo, la differenza climatica si può risentire di primo impatto, credo, anche nell'aspetto del vino. 17 è veramente un'annata più calda e più matura, il 17 è un'annata più equilibrata e più fresca. Proprio il 18, il 18 sì, più... Climaticamente più fresca, ecco, più equilibrata sicuramente. Senti, però, degustiamo insieme questi vini. Allora, che si senta in modo particolare il fatto che sia un'annata calda, non direi. Cioè, sicuramente ha dei profumi diversi rispetto a quella del 18, forse ha un'evoluzione più veloce rispetto al 2018, però prima io dicevo a Clara, prima di iniziare, che uno stile che è riconoscibile, c'è un'impronta... Probabilmente sì, proveniente dalla cantina, ma in primis è proveniente dai nostri terreni. Le terre rosse. Le terre rosse, sì. Quella cosa che raccontavamo all'inizio. Esatto, è esatto, questa particolarità. Esatto, che lo ritrovi un po' su tutti i bicchieri, anche se trovi un vino che è, secondo me, molto maturo, come il 17, rispetto ad altre annate che magari sarebbero state pronte un po' più avanti. Però sono due vini molto, molto equilibrati, cioè sono vini molto piacevoli, sono vini sfiziosi da questo punto di vista, hanno un'eccellente bevibilità. Cioè c'è anche una buona dose di freschezza. È possibile che proprio questa posizione molto particolare, no, di questo vigneto che dall'alto domina l'orcia e che risente anche i benefici anche nei periodi più... Una cosa della anche, stagione più avanzata, una cosa si riscontra anche molto chiaramente proprio a livello vendemmiale su Mosi, sì, che sono proprio delle acidità di partenza sempre molto elevate, sempre molto elevate, evidentemente all'annata, e probabilmente lì è il terreno che lavora e dà questa impronta. Siamo in questa zona di Montalcino al confine con l'Orcia, come abbiamo già detto in precedenza. E stiamo uscendo da questo territorio, questa fetta di territorio che dà dei vini di grande importanza. Non è un caso che la zona di Piancornello sia proprio una delle aree più valutate di Montalcino in questa parte che dà sull'Orcia. Adesso noi andiamo proprio dalla parte opposta, perché andiamo nella zona nord di Montalcino, una zona che è stata sottovalutata per molto tempo.